Ed eccoci qua con il primo video di Skyrim, la forgiatura. Allora, vi farò vedere questo piccolo metodo per alzare velocemente la forgiatura. Anzi, la forgiatura si alzerà potenziando determinati oggetti. Ora vi farò vedere cosa vi servirà e soprattutto come fare per poter avere quel materiale continuamente. Allora, prima di tutto veniamo qua a Skyrim, a quale porte davanti alla forgia. Io in questo caso c'ho Lydia, la prima che mi è venuta in mente. Ragazzi, va bene qualsiasi personaggio che abbia queste opzioni qua. Adesso vi faccio vedere. Devi fare una cosa per me. Quindi praticamente il 90% dei personaggi che avete in quel momento sotto utilizzo può darvi questo. Mi raccomando, ragazzi, una cosa prima da fare è bloccare il personaggio sul punto. Quindi dirgli di stare fermo, perché non vi deve seguire. Vi dici aspetta qui. Bene. Da qua dovremo fare una cosa. Allora, noi per la forgiatura ci serviranno due oggetti. In questo caso vi faccio vedere gli oggetti che andremo a moltiplicare. Useremo pelle e strisce di pelle. Qua ovviamente c'è un piccolo tabù. Cioè, io uso le pelle e strisce di pelle per creare, in questo caso saranno i polsini in pelle, mentre c'è chi dice è il coltello da più exp, eccetera. Io semplicemente vado a calcolare che pelle e strisce di pelle vanno a utilizzare meno materiale rispetto a il coltellino, perché il coltellino poi ti richiede anche il lingotto di ferro. Poi ragazzi, se volete farlo, fatelo pure, se no utilizzerete solo due materiali, pelle e strisce di pelle, come farò io in questo caso. Però per prima cosa di andare a vedere la forgia, andremo a vedere cosa fare. Allora, noi dovremmo gettare, mi raccomando, gettare a terra il materiale che vorremmo andare a moltiplicare. In questo caso faremo solo intanto per far vedere la pelle. Allora, lo andiamo a gettare. Mi raccomando sempre, ragazzi, non potete gettare il materiale per intero, dovete gettarlo sempre con la quantità di uno alla volta. Quindi noi getteremo, lo rifaremo ancora e ancora. In questo caso io ne faccio 20 alla volta, semplicemente perché dopo viene troppo materiale a terra ed è un po' complicata la cosa, ci state tanto tempo. 20, 30, anche se volete una cinquantina di materiali a terra. Non andate oltre, perché ogni volta che getterete materiale inizierà un po' a rallentarvi il gioco. Io vi consiglio sempre un minimo, tra i 20 e i 50 pezzi. Ok. Bene. Ora, il materiale è per terra, dovremo fare quest'altro passaggio. Prendiamo in questo caso Lydia e gli diciamo: devi fare una cosa per me. Ok. Noi praticamente in questo momento, vedete che il mirino si sta muovendo, stiamo controllando Lydia con il nostro personaggio. In questo caso gli diciamo, mi raccomando, non noi, ma deve essere Lydia o il personaggio che avrete voi in questo momento a raccogliere l'oggetto a terra, che in questo caso è la pelle. Vedete? Fa il movimento. Facciamo raccogliere a lei la striscia di pelle. Gliela facciamo raccogliere tutta quanta. Mi raccomando, è importante questa fase, che sia Lydia a raccogliere il materiale e non voi. Ve ne accorgerete, perché intanto si deve muovere, non sarà più nel punto dove gli avete detto di stare fermi, e soprattutto vedrete anche il mirino che si apre e si chiude e si è anche effettivamente storto, non è più verticale e orizzontale come è classico. Li facciamo raccogliere, vedete, io ho usato una ventina di pelle, se ne, ovviamente più ce n'è più si sparge in giro. Ok, lei ha raccolto tutta la pelle. Ora riclicchiamo su di lei per togliere l'effetto dell'utilizzo di Lydia. Usciamo e rientriamo da Whiterun. Mi raccomando. Allora, io avevo 20 di pelle e l'ho gettata tutta a terra. In questo caso l'ha raccolta Lydia, quindi vuol dire che Lydia ha 20 di pelle e io ho 0. Rientriamo a Whiterun e vi farò vedere cosa succede con questo piccolo bug. Oh, la pelle di nuovo a terra. Però se controlliamo, diciamo a Lydia, vediamo, devo commerciare alcune cose con te. C'ha le 20 strisce di pelle che ha raccolto prima.
Potete dire, boh, magari glielo date io. Boh, allora faremo così. Devi fare una cosa per me. D'accordo, di che si tratta? Eccoci qua, Cosa vuoi? torni a raccogliere tutta la D'accordo, pelle che è a terra. In questo caso, sì, a volte capita che è leggermente lontana, quindi si dovrà muovere. Raccogli, raccogli. E raccogli. Ok, a Hai ancora posto. bisogno di Ora qualcosa? controlliamo in Pronti a caso. partire? Vediamo, devi fare. No, devo commerciare alcune cose Come con posso te. esserti utile? 35. Ok, ragazzi, può capitare che ogni tanto del materiale si perda. Non è un problema, perché tanto Io resterò qui. sì, capiterà ovviamente spesso che o magari cade, si nasconde, oppure proprio teoricamente cade sotto il suolo, ma vabbè, andremo un po' in perdita, ma meglio così che niente, guarda. Adesso vi faccio vedere. Esco e rientro. Mi raccomando sempre, Lydia non si deve muovere. Non dategli l'opzione vieni con me, ma lasciatela sempre aspettate qui, perché lei non deve uscire da Whiterun. Ritorniamo dentro. E c'è di nuovo la pelle per terra. È a te. Se guardiamo lei, devo commerciare una Come cosa posso con esserti te. utile? Alle 35 di pelle che abbiamo lasciato prima. Ora noi gliele rifacciamo Al raccogliere. tuo servizio. No. Sono dietro di te. Vedete? Resterò Aspetta qui a qua. Devi guardia. Sono la tua. fare una D'accordo. cosa Di che per si me. tratta? E Cosa allora, vuoi? ragazzi, andremo avanti così a D'accordo. Ho capito. moltiplicarci per la questione della D'accordo. forgiatura Ho la capito. pelle e la striscia di D'accordo. Ho pelle. capito. Quindi noi in questo D'accordo. caso facciamo un materiale alla volta. Faremo raccogliere prima di tutto in questo caso la pelle. Hai ancora bisogno di Ok, me? tolgo il segnalino, Io sono col mio resterò qui. personaggio, esco e rientro e andremo avanti così fino ad accumulare all'incirca, adesso non sono sicuro, ma dovrebbero essere sulle 3-4.000 di pelle. Ovviamente sì, ci vorrà un po' di tempo, però ragazzi, meglio così che stare tutto il tempo a girare le mappe e a cercare il materiale, rubarlo. Mi raccomando una cosa, anzi due cose. Usate possibilmente il buio, quindi la notte nel gioco, perché gran parte delle persone saranno a dormire, quindi non vi disturberanno mentre fate questo procedimento. Seconda cosa, quando il primo materiale che gettate a terra per fargli raccogliere a Lydia, state attenti che non sia targato con la scritta rubato in basso. Perché se voi fate anche raccogliere a Lydia un materiale rubato e passerà con qualche personaggio, verrà calcolato come se in quel momento voi state di nuovo rubando quel materiale, anche se rubato in passato era vostro. Perché rimarrà sempre sotto il rubato. Quindi mi raccomando, assicuratevi che la pelle, anche la striscia di pelle, in questo caso per la forgiatura, poi vedremo per i prossimi materiali, non siano stati rubati, perché poi man mano che li buttate a terra si moltiplicano e c'è più possibilità che vi beccano a rubare del materiale a terra. Ok, ragazzi? Bene, ci rivediamo al prossimo video nella forgiatura, io manderò intanto avanti, vi farò vedere, ma anche se avete già capito, che con pelle e strisce di pelle all'incirca 3-4.000 pezzi per tipo andremo ad alzare la forgiatura in base a quello che vi interessa a voi. Io, ad esempio, mi fermerò al 90 perché mi interesserà l'armatura da Edrica. Quindi, se volete l'armatura di drago, dovrete andare al 100. Alla fine sarà solo una questione estetica, oppure anche per voi, in base se volete un'armatura pesante o leggera. Ma comunque, in base ai potenziamenti che andremo a fare, sarà solo estetica perché che sia leggera o pesante, saranno delle armature indistruttibili e inattaccabili da qualsiasi personaggio. Bene, ragazzi, allora ci vediamo per il prossimo video faremo a sto punto, andiamo in ordine e vi farò l'alchimia. Come alzare l'alchimia? Ovviamente. Si è già capito, utilizzeremo questo passaggio, vi farò vedere che materiali dovremo andare per potenziare l'alchimia al 100 e cosa alzare in quel caso dell'alchimia per creare le prossime armature e armi. Bene,
Ciao ragazzi, mi raccomando, lasciate un messaggio, lasciate un like se il video vi è piaciuto, vi sta piacendo. Al prossimo video!